Ciao a tutti, ciao a tutti. Vediamo in questo video, vediamo segni di una narcisista femmina, come comportarsi con questa donna. Allora, prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Mi raccomando, se vuoi puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video e fai una donazione. Ovviamente metti un like, condividi questo video con i tuoi amici e inoltre se vuoi ti puoi abbonare al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Veniamo al tema e parliamo della donna narcisista. Allora, le donne narcisiste sono altamente distruttive. Da un punto di vista emotivo, psicologico, sono orribilmente violente, tra l'altro. E ovviamente nessuna la certificherà perché non è che si faranno certificare, però ci sono alcuni comportamenti che dobbiamo tenere presente. Spesso sono difficilmente riconoscibili, più mascherate degli uomini. E hanno il potenziale per distruggere un uomo che finisce nella loro rete. Di conseguenza, molti uomini di valore che ogni tanto ci cascano, decidono dopo di, come dire, in qualche modo tartassare le donne oppure di non cercare più una compagna. Perché generalizzano. Purtroppo la generalizzazione è un qualcosa spesso umano e caratterizzano negativamente il genere femminile. Le vittime normalmente sono appunto uomini e diciamo che si vergognano anche di essersi fatti abbindolare, perché le donne narcisiste sono abili nel manipolare la realtà e per questo risultano anche più abili degli uomini e per cui più insidiose degli uomini narcisisti e più maligne. Diciamo che confezionano il loro narcisismo in modalità che spesso sono socialmente accettate, per cui riescono ad agire indisturbate, passando anche per vittime, tra l'altro, in molte occasioni. E diciamo, tartassano, distruggono gli uomini con i quali entrano in contatto. Gli uomini sono culturalmente indotti a provare vergogna di essere stati, come dire, coinvolti con una donna narcisista. E quindi la vergogna è un altro sentimento negativo che tendono a vivere per essersi fatti fregare, perché culturalmente il maschio, diciamo, dovrebbe essere la parte forte e spesso non accetta, insomma, di essere finito in una situazione del genere. Per questo, diciamo, inoltre, talvolta le donne narcisiste hanno un supporto, diciamo, da una cultura femminista. È molto importante uscire, diciamo, allo scoperto, riconoscere le donne narcisiste e mandarle a fanculo, ovviamente. Diciamo che anche qua, come dicevo, il narcisismo della donna non verrà mai diagnosticato da uno psichiatra perché non si farà diagnosticare. Però comunque sono donne che hanno un senso grandioso del sé. Sono pervase da una fantasia di successo illimitato e cercano quindi di scroccare soldi, soprattutto agli uomini. Pensano di essere pervase da una bellezza illimitata, diciamo, no? Credono di essere speciali, quindi di poter e di dover frequentare solamente uomini di alto profilo sociale, uomini altolocati, vanno alle ricerche di quelli. Pretendono ammirazione, sono, come possiamo dire, sono eccessivamente,
come possiamo dire, sono eccessivamente orgogliose, tra l'altro, si sentono privilegiate, insomma, questo è. Hanno una mancanza di empatia, poi, e non si innamorano, sono invidiose spesso di altre donne. Un'altra caratteristica è che sono invidiose di altre donne e hanno, talvolta, mostrano nei confronti delle altre donne atteggiamenti arroganti. Queste formazioni ti danno già, diciamo, ti fanno già capire che tipo di persona hai a che fare. Tra l'altro, sono donne che spesso si presentano come covert, quindi fanno un po' le ingenue, le bambine, le bisognose, però alla fine vogliono avere sempre ragione, vogliono ottenere dei risultati, cercano di fottere, diciamo, soprattutto soldi, e quindi fai attenzione alle donne che ti chiedono soldi, fanculo, perché si presentano talvolta con un'eccessiva adulazione, e all'inizio tieni presente che la relazione con una donna che si presenta adulante è un grosso campanello di allarme, perché poi proietterà le sue insicurezze su di te, ti incolperà dei suoi problemi, ti accuserà di essere sleale, trascurante. Queste sono tutte cose che le narcisiste utilizzano, si presentano come vittime. Il vittimismo, guarda, per una donna, quando è una donna lamentosa, una donna noiosa, una donna che si presenta come vittimista, è un altro grosso campanello d'allarme. Perché poi loro si credono veramente talvolta di essere vittime. Anche se di fatto non lo sono. E poi sono i comportamenti ambigui che mettono in atto, che ti tengono, insomma, un sesto senso che ti dice che forse hai a che fare con una persona di questo tipo. Soprattutto sono narcisiste nascoste, mascherate. Diciamo che tutti i narcisisti sono potenzialmente, come dire, vogliono sempre avere ragione, ma il narcisista covert, le donne narcisiste covert, lo fanno in modo passivo, piantano i semi del dubbio nella tua mente, ti portano a dubitare di te stesso, delle tue facoltà, in modo che quando avrete una discussione potranno, diciamo, far leva sulla tua insicurezza. Amano interpretare il ruolo della vittima, e quindi questo fa parte anche un po' della società, no? Scavalcano quest'onda della società che vede un po' la donna tendenzialmente come vittima. Sono molto sensibile alle critiche, un modo per sgamare una donna narcisista è farle qualche critica e vedrai che diventa subito, si risente subito, no? Non accetta il no, non accetta la negazione. Questo è un po' la caratteristica delle donne narcisiste, ma la strategia migliore per mascherare una donna narcisista è prenderti del tempo. Prenditi del tempo prima di coinvolgerti, questo vale sempre, prima di innamorarti, prima di farla entrare nella tua vita. E noterai che lei avrà impazienza, perché non riesce a recitare troppo a lungo una parte, no? Se nota che tu non fai passi, non fai niente, andrà subito in tilt. Anche le donne narcisiste utilizzano il bombardamento d'amore, la svalutazione, tutte le fasi tipiche del narcisista, lo scarto, l'abbandono, il ritorno, perché anche la donna narcisista cercherà in qualche modo di ritornare. Le donne narcisiste presentano rispetto agli uomini poi una peculiarità che puoi riconoscere specialmente all'inizio di una relazione, durante le prime fasi, perché le donne narcisiste fanno leva più degli uomini sulla loro appartenenza al genere femminile, alla femminilità, fanno le gatte morte, mentre gli uomini cercano di enfatizzare di più il loro status sociale,
Il denaro, le donne puntano molto sul fascino, sul corpo, sulla sessualità, utilizzano molto la sessualità, tendono rispetto agli uomini a essere ancora più covert, più mascherate, recitano tantissimo il ruolo della vittima, sono iper focalizzate sulle apparenze. Cercano di spendere i soldi degli altri, le donne narcisiste tendono ad agganciare gli uomini in una relazione, spesso hanno problemi anche di shopping compulsivo, vogliono sfoggiare abiti, cose, sono estremamente pettegole, ecco, sono delle portinaie. Una delle caratteristiche delle donne narcisiste è quello proprio di sminuire gli altri. Utilizzano a nastro la triangolazione, non convalidano mai, non ti mostrano mai in realtà di essere coinvolte, di essere innamorate. Hanno questa visione sempre grandiosa del sé, poi tendono ad essere molto invidiose, lamentano di essere vittime del presunto privilegio maschile perché invidiano tra l'altro gli uomini di successo e quindi sfruttano proprio questa cosa di genere e poi cercano di sfruttare, no? Le donne narcisiste nella relazione pensano lo sposerò, avrò figli, poi divorzierò per gli alimenti, per dire, hanno queste caratteristiche. Non innamorarti mai di questo tipo di persone, quindi perché tra l'altro tendono a dire ti amo, tendono a fare che cosa? Tendono a essere subito manifeste, poi dopo quello che ti danno te lo fanno pagare molto più salato. Ecco, usano spessissimo il trattamento del silenzio, raccontano talvolta delle storie strappalacrime, sventure, cose per far leva sulla tua empatia. Quindi fai molta attenzione perché sono veramente nefaste. Sono veramente negative e ti ho dato delle indicazioni per riconoscerle, fanne buon uso perché sono, diciamo, veramente infide e meritano veramente un'attenzione particolare perché bisogna farci molta attenzione. Sono delle maestre nella manipolazione, sono molto intuitive. Riescono a percepire anche come possono evolversi le situazioni. Sono delle burattinaie, cercano degli uomini burattini, cercano di creare diversi scenari intorno a loro, no? Come se la vita fosse un film. Parlano, come se stessero tenendo un discorso. Sono brave a riconoscere i sentimenti delle persone, quindi ti sgamano subito se sei innamorato, ma loro ovviamente non si innamorano. Quando una narcisista donna ti sceglie, vuole succhiarti il sangue, ti sembrerà molto devota, come nella favola del principe, no? Che salva la principessa. E gli uomini si sentono bisognosi di orgoglio maschile, si sentono come cavaliere dall'armatura scintillante, diciamo. E quindi facendo leva, diciamo, su questa inclinazione maschile, inizieranno a manipolarti, inizieranno a indurti a fare delle cose che di tua iniziativa non faresti. Sono anche molto gelose, tignose e molti uomini confondono, ad esempio, la gelosia con l'amore. Si dimostrano anche talvolta dipendenti, anche questo spesso gli uomini lo confondono con l'amore. E all'inizio credi di aver trovato chissà chi, la fiamma gemella, l'amore karmico, però poi dopo ti presenteranno il conto, quindi bisogna fare molta attenzione. Levarsi dai coglioni gradualmente perché possono essere veramente più pericolose, ricattatorie, manipolative. Anche più pericolose degli uomini. Bisogna rendersene conto e quanto prima provare
proprio gradualmente levarsene dalle balle e sparire, sparire, bloccare tutto dappertutto, non viversi assolutamente sensi di colpa che invece sono maestre nel farti vivere. Bene, metti un like al video se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale. Attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto al video, fai una donazione e puoi anche abbonarti al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tasto iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video. Bene, bene, mi raccomando, sempre alta l'asticella dell'autostima. Ciao a tutti.